Bonjour ragazzi, nuovo giorno, nuovo vlog dalla mia casetta in Olanda, ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Allora, c'è la signora delle pulizie giù, quindi ho chiuso un attimo quella porta, altrimenti c'era troppo rumore, non riuscivo a parlarvi. Comunque, oggi la giornata non è delle migliori, vi faccio vedere il tempo, ragazzi. Qui, allora, a parte che voglio che mi diciate di dove siete e quali temperature avete in questo periodo, perché qui, quando sono arrivata, ragazzi, c'erano tipo 17 gradi i primi giorni, ma con il vento, eccetera, la temperatura percepita era di 13-14. Adesso siamo attorno ai 20 gradi, si sta molto bene. Ieri che c'era il sole faceva veramente caldo, ma oggi siamo sui 20 gradi e non è proprio un tempo bellissimo, come potete vedere dalle nuvole. Però tutto sommato, appunto, fa abbastanza caldo per essere in Olanda, abbastanza caldo. Vi dico solo una cosa. Vi ricordate che vi dicevo sempre che in Olanda accendevo il riscaldamento in estate, eccetera, ragazzi? L'altra sera c'erano 13 gradi fuori, umidità fortissima, perché qui di giorno è molto secco, in realtà, stranamente. E per questo tutti hanno i deumidificatori, eccetera. E invece la sera viene un sacco di umidità, fa veramente freddo e ho acceso il riscaldamento tipo mezz'oretta, ma perché volevo proprio che si riscaldasse la casa e che se ne andasse quell'umidità. E quindi ho acceso il riscaldamento a luglio. A luglio, di solito non lo facevo a luglio, di solito mi ricordo fino a giugno e poi da agosto, però ho acceso il riscaldamento a luglio, ragazzi. Questo vuol dire abitare nel nord dell'Europa. Accade anche questo, succede anche questo. Comunque, il programma di oggi, ragazzi, è sistemare casa, a parte quello solito. Devo ancora spacchettare due cosine. Ah, e poi vorrei costruire il grattino dei gatti, perché mi sono arrivati due scatoloni del grattino dei gatti e penso che sia tutto. Quindi penso di poterlo costruire, quindi dobbiamo fare quello. Ma la cosa più importante è fare tantissime lavatrici e tantissimo bucato, perché da quando sono arrivata qui non ho fatto praticamente lavatrici, quindi devo veramente mettermi a fare questo. E basta. Non penso che uscirò di casa oggi perché ho molto lavoro da fare al computer, quindi sarà una giornata molto, casereccia. Buongiorno. Vuoi anche tu salutare i tuoi fan? Guardate che pancia che ha, guardate che pancia, tutta morbidosa, tutta soffice. Amore mio? Sì, lo so che tu hai paura della signora delle pulizie, sei un fifone. Ma cosa c'è, amore mio? Cosa c'è? In questa pancia? In questa pancia? Un gatto Denver pauroso. Gatto Denver fifone. Ok, riempita la lavatrice. Questo sarà un lavaggio scuro. Aggiungiamo t-shirt di Neil, che si compra le t-shirt e poi le lascia qua. Notare come ho sistemato malissimo, nel senso che la porta si apre di qua e sarebbe molto più comodo se si aprisse di là. E poi questa, che è l'asciugatrice, si apre anche di qua. Devo assolutamente cambiarle di posto. Cioè, questa che si apre così deve stare qua e questa deve stare là. Ma devo chiedere a qualcuno che riesce a spostarle, perché io sicuramente non ce la posso fare. Ok, ci siamo. Finalmente la mia lavatrice è tornata, quella che avevo quando abitavo con Tomas. La mia mega lavatrice. Ok, quindi cotoni vanno bene 40 gradi. Uso sempre il detergente per colori scuri, anche se non ho mai capito se aiuta effettivamente a mantenere il colore scuro oppure no. Caricato anche l'ammorbidente, adesso non ci resta che accenderla. E voilà. Visto che questa lavatrice è una figata, ha anche un altro cestello, cioè ci sono praticamente due lavatrici in una. La conoscete, la mia lavatrice LG, se mi seguite da un po'. Finalmente. Finalmente ce l'ho di nuovo e qui invece c'è un altro cestello un pochino più piccolino, ma possiamo mettere comunque qualcosina, così facciamo, laviamo ancora più roba perché ce n'è veramente tanta. Ok, caricata anche questa, così ci portiamo avanti. Ecco fatto, doppia lavatrice in funzione. Qui c'è un gattino, faceva il pane, fino a poco fa faceva il pane, adesso si è messo tranquillo a fare la nanna, quasi non lo vediamo perché è tutto bianco sulla coperta bianca. Amore mio, sì, la pancia, ti piace la pancia.
Lo so che ti piacciono le coccole sul pancino. La gata. Gata? Gatta Stellina sta seduta come il Buddha. Alla pancia. Lo so, gatto Denver, che tu vuoi uscire, lo so, ma è piovuto ed è tutto bagnato fuori. Dove vuoi andare? Guarda che tempo, guarda che tempaccio, ragazzi, guardate che roba. Se vi manca un po' di fresco, venite tutti qui da me e ci godiamo tutti un po' di fresco. Comunque, ragazzi, sì, amore mio, dai, dopo ti faccio uscire un po', dai. Anche se è un po' bagnato, ma il fatto che ha appena lavato per terra, comunque. Sono contenta della casa che finalmente è pulita. Io adesso vorrei solo spacchettare il pacchetto che mi è arrivato ieri, che penso di sapere di che cosa si tratta, perché è molto leggero, quindi è il pacchetto che vi ho fatto vedere ieri, ragazzi. Sono ancora veramente in pigiamata, ma quello qua, che è di Maison du Monde, devo spacchettarlo. E poi... niente, mi metto, faccio la doccia e mi preparo, che ho anche delle cosine da farvi vedere che mi sono arrivate da Banana Beauty. Nel frattempo ho sentito anche Chiara, lo sapete, noi ci sentiamo sempre tutto il giorno con i vocali, quindi ho sentito anche Chiara, purtroppo sì, vi racconterò dopo, quindi adesso vado a farmi la doccia e poi vi racconto tutto quanto. Cosa c'è? Cosa c'è, gatto Denver? Dopo ti faccio uscire in giardino, dopo, adesso vado a fare la doccia e poi ti lascio uscire in giardino. Che gatta Stellina vuole uscire? Dopo, gatta Stellina, forse sta uscendo il sole, guarda. C'è un po' di azzurro all'orizzonte. Dai, gatta Stellina. Sì, Denver, sì, sono impazziscono per andare in giardino. Come potete vedere... sono molto felice di averne uno finalmente, di nuovo. Ho fatto la doccia, ragazzi, e ho asciugato i capelli. Devo ancora piastrarmi, infatti, si vede. Comunque, stavo guardando i mobili qui in bagno, ragazzi, che già avete visto. Non vi sto spoilerando nulla della casa, il minimo possibile fino a quando farò l'home tour, perché appunto ci tengo che sia una sorpresa, che sia tutto bello, sistemato e pronto, perfetto. Quando vi farò il video, quindi pazientate ancora un po', poi lo farò, promesso, perché non vedo l'ora. Però, questo già l'avevate visto nell'home tour della casa vuota, che sono i mobili che già erano qui praticamente dove sono. C'è questo, eccolo qua, questo e poi questo sotto al lavandino e quest'altro specchio, che però io trovo decisamente osceni, sia per quanto riguarda la forma, cioè questo specchio è decisamente troppo piccolo, e sia per quanto riguarda il colore, perché... cioè, perché scuri? Cioè, perché? È tanto bello il bianco che dona luce, cioè già ci sono queste mattonelle scure, no? E quindi stavo pensando di cambiare questi mobili, che cosa ne dite? Qualcosa? Consigliatemi come farlo questo bagno, perché il bagno è stata l'unica stanza a cui non ho pensato all'arredamento, devo dire la verità. Quindi se mi date una mano a pensare... come potrei organizzare bene questo spazio qui, che poi è l'unico spazio libero che c'è in bagno, ok? In modo da poterci mettere quanta più roba possibile, ma che sia anche carino. Datemi consigli, perché voi siete sempre una fonte veramente preziosissima di consigli. E stessa cosa qui. Vorrei prendere uno specchio più grande, sempre contenitore però, e cambiare quella luce orrenda, e cambiare anche quel mobiletto lì. Fatemi sapere, perché devo assolutamente sistemare il bagno prima di fare l'home tour, quindi più mi aiutate a sistemare sto bagno, prima arriverà l'home tour. Comunque, adesso vado a filmare delle storie sponsorizzate per l'Upcare Cosmetics, ragazzi, che come sapete è un brand con cui lavoro già da qualche mese ormai, ma in realtà i loro prodotti li uso da sempre, praticamente, venduto in farmacia, è molto conosciuto. E vabbè, comunque adesso mi metto a filmare queste storie, ci vorrà circa una mezz'oretta, poi mi metto alla post-produzione, cioè l'aggiunta dei tag, di tutto quanto nelle storie, e anche lì ci sarà un'altra mezz'oretta almeno, quindi noi ci rivediamo tra un'oretta circa, non so perché vi sto dicendo quanto ci metterò, perché non ha assolutamente nessuna importanza. Comunque, a tra poco. Non sono riuscita a trattenere i gatti che sono scappati. Gatti, vabbè, almeno non è più tutto bagnato per terra. Si è anche un po' schiarito il cielo, devo dire. Sì, sì. Gatta Stellina sta in esplorazione. Come al solito, lei in questo momento si trova nella giungla
è una tigre nella giungla, dovete sapere, lei si vede così. No, è chiuso, cara. Uno stendino, vabbè. Amore mio, vai a esplorare anche tu, vai a esplorare, vai, vai, vai. Poi ragazzi, come vi dicevo, sono super contenta perché mi sono arrivate un sacco di nuove cosine da Banana Beauty. Adoro, adoro troppo sia i loro rossetti che, insomma, in realtà tutto. Mi sono arrivati anche i pennelli che ancora non avevo provato in realtà, quindi sono molto contenta di vedere come sono, ma magari ve ne parlerò più avanti quando li avrò già testati. Poi sono molto contenta perché mi è arrivato allora il Volume Up Mascara, che come sapete già ho da un po' di tempo e mi piace tantissimo, fa veramente le ciglia da cerbiatta, l'abbiamo anche usato, l'ho anche usato, quindi conoscete anche il risultato di questo mascara pazzesco. E poi sono molto contenta perché mi è arrivato anche il mascara No Limits, che è un mascara allungante, mentre l'altro, appunto, il Volume Up è più volumizzante. Poi mi è arrivato anche un backup dell'eyeliner a pennarello, si chiama Basic Beach. Sono molto contenta perché è uno dei miei prodotti preferiti di Banana Beauty, è molto semplice da applicare, molto nero, è... Eccolo qua, riesco anche a metterlo a fuoco. E poi, come sapete, gli eyeliner a pennarello sono in assoluto la mia tipologia di eyeliner preferita. Poi ragazzi, mi sono arrivate queste Velvet Lip Mousse che sono molto curiosa di provare e di swatchare. È troppo carino il loro packaging, che si apre proprio come il nome Banana Beauty, si apre così come se stessimo sbucciando una banana. È molto figa sta roba, molto originale. E queste appunto sono le Velvet Lip Mousse. Wow, anche i colori devo dire sono meravigliosi, in particolare questo rosa più chiaro. Se conoscete i miei gusti, immaginavate che questo sarebbe stato quello che mi ispirava di più tra i due, ma ultimamente sto indossando anche rossetti un pochino più scuri, quindi anche questo potrebbe essere un mio rossetto da tutti i giorni. Andiamo a swatcharli, vediamo come sono. Wow ragazzi, sono veramente veramente stupendi, super super pigmentati, una sola passata e sono straricchi di colore. Vi dico anche i nomi: quello più scuro si chiama Too Glam e quello più chiaro, un po' più rosato, invece si chiama Holy Chic. Bellissimi davvero. Poi mi sono arrivate tre matite labbra da abbinare naturalmente ai rossetti, una è Lady Licious, poi c'è Caramelita e poi c'è The Glam Bam. Sono particolarmente contenta per Caramelita perché Caramelita è il rossetto liquido, è uno dei miei rossetti preferiti e ce l'ho anche qua perché volevo farvelo vedere, perché mi consigliate in tantissimi quali prodotti inserire nei set da creare sul sito eccetera, e volevo farvelo vedere. E adesso ho anche la matita, sono stracontenta. Questo è un lo descriverei come un nude scuro, non scuro, un nude di media intensità, un po' speziato come colore. Eccoli qua swatchati ragazzi, il rossetto Caramelita e la matita, che è davvero morbidissima. Parlando appunto di set, come sapete sul sito Banana Beauty, ve lo metterò comunque qua sotto nel box informazioni, sul sito Banana Beauty si possono creare appunto i set e risparmiare in questo modo. Infatti io oggi ragazzi ho un codice sconto che è KISS50, ve lo scriverò in sovraimpressione, molto semplice, KISS50, avete il 50% di sconto su tutti i set, sia su quelli già pronti sul sito che su quelli che create voi, quindi potete scegliere voi i prodotti appunto seguendo magari i consigli che vi ho dato io se vi piacciono i miei gusti. Sicuramente vi consiglio il rossetto liquido opaco Caramelita, è un bellissimo bellissimo nude, e ho scoperto oggi anche la matita da abbinare che è fantastica, molto molto morbida, swatchandola, quindi deve essere anche molto molto idratante. Infatti i rossetti di Banana Beauty sono tutti molto idratanti e piacevoli sulle labbra, non le seccano, e non è scontata questa cosa perché moltissimi rossetti opachi, velvet, satinati seccano tantissimo le labbra, almeno le mie risentono tanto con alcuni, quindi questi invece sono un piacere da indossare. E poi sicuramente vi consiglio anche l'eyeliner Basic Beach se volete creare il vostro set, ed il mascara Volume Up, sono pazzeschi, già me li avete visti indossare, per fortuna ho un altro backup, quindi questi sono un po' i miei prodotti preferiti. Sono molto curiosa adesso di provare anche i pennelli. Però Banana Beauty, come sapete, è un brand con cui lavoro già da un po' ormai, è un brand che amo, i loro prodotti sono pazzeschi,
pazzeschi. Molto spesso quando mi chiedete che rossetto indosso, è un rossetto liquido di Banana Beauty, li adoro veramente. Quindi se ancora non lo conoscete, date un'occhiata assolutamente a questo brand, ragazzi, perché è favoloso. Comunque ragazzi, visto che vi dicevo che qui in Olanda la videocamera che ho appena acquistato, la Canon PowerShot G7X Mark III, costa molto meno rispetto all'Italia, volevo farvi vedere proprio i prezzi, perché cioè è veramente una differenza non piccola di prezzo, che non riesco bene a spiegarmi, perché dopo tutto è sempre comunità europea, quindi non capisco. Allora, in Italia appunto PowerShot G7 X Mark III costa 869 euro. Questo è il sito di mediaworld.it, mentre se vado sul sito di cameraland.nl, un sito che appunto si occupa di queste cose, costa 569, perché in realtà il prezzo sarebbe 639, ma poi vai ad iscriverti sul sito e ti restituiscono 70 euro, quindi il prezzo che vai a pagare 569 al posto di 869, cioè sono 300 euro di differenza. Ogni volta che Demesa acquistava l'iPhone, acquistava un computer, io guardavo tipo l'iPhone l'abbiamo acquistato in contemporanea, lei qui, io in Italia, e lei l'ha pagato di meno. Cioè è incredibile questa cosa. Qualcuno può spiegarmi come mai? Cioè ma veramente nel concreto com'è che sia, cioè com'è che è possibile sta cosa? Perché pensavo che comunque nell'Unione Europea i prezzi più o meno dovessero essere quelli, insomma, ovviamente con minime variabili, ma non pensavo almeno 300 euro di differenza. Mi sembra un po' allucinante che una persona in Italia spenda 300 euro in più per la stessa videocamera che ho acquistato io, non lo so. Però succede per molte cose, per quanto riguarda l'elettronica, devo dire, l'ho notata questa cosa, e io non l'avevo comprato. Se mi direte, perché non l'hai comprato in Olanda il cellulare? Allora, non l'avevo comprato qui, perché in Italia potevo detrarlo dalle tasse come spesa lavorativa, in Olanda no. Questo era il motivo, sostanzialmente. E poi ragazzi, vi devo raccontare, perché purtroppo ho una brutta notizia, ma voi non sapete neanche che doveva esserci questa cosa, perché era una sorpresa naturalmente per voi, però visto che Chiara ne ha parlato, ci siamo sentite su WhatsApp, mi ha confermato di averne parlato, quindi posso parlarne anch'io. E praticamente dovevano venire qui, oggi siamo il 14, domani dovevano venire qui Issima, Chiara e Neil, che dovevano vedersi tutti assieme in Italia, prima a Milano, poi da Chiara, e poi dovevano venire tutti assieme su in macchina, e io non vedevo l'ora, ero strafelice, e infatti sono un pochino giù per questo, però Chiara lo so che già ne ha parlato, non voglio menzionare insomma niente, ma a causa di una cosa familiare non può muoversi in questo momento, quindi è assolutamente super comprensibile per me, quindi però mi dispiace veramente tanto non vederla, perché sì, l'ho vista a Milano, ho visto anche Cri a Milano, però non vedevo l'ora di essere di nuovo con loro, anche con dire alla fine, perché cioè anche Andrea mancherebbe in realtà, però è comunque un gruppo in cui mi trovo molto bene, quindi ero strafelice, non vedo l'ora che arrivassero, e invece niente, dovrò aspettare ancora un po' per vederli, purtroppo. Naturalmente ero anche strafelice di vedere Cree, nonostante io l'abbia visto solo una volta a Milano, però volevo aspettare lui e Chiara qui da me, sarebbe venuto anche Neil, tutti assieme, avevo già programmato tutti i posti dove andare ad Amsterdam, quando vi ho fatto vedere la spesa, il cappuccino e tutte quelle cose, erano per loro, ragazzi. Quindi questo mistero svelato, e che poi mi dite, gli hot dog li prendeva Neil? Sì ragazzi, è vero, avevo preso anche gli hot dog, ma anche per me. Quindi vabbè, quindi questa è una notizia un po' triste, un po' brutta, perché non mi sono programmata particolari vacanze, naturalmente visto il trasloco, visto il mio trasferimento in Olanda, che è già una vacanza enorme di per sé, però non vedevo l'ora che arrivassero loro, non vedevo l'ora, e invece niente, però capisco perfettamente i motivi di Chiara, e io al suo posto avrei fatto esattamente la stessa cosa, quindi sono stata io la prima a dirle, Chiara, assolutamente no, abbiamo tutto il tempo, io vivo qua, puoi venire quando vuoi, assolutamente, sia lei che Cri, e boh, magari prossima volta riusciamo a far venire anche Andrea, dai, però mi dispiace veramente tanto, infatti quando me l'ha detto mi è tipo preso un po' il magone, perché non vedevo l'ora, però va bene così, significa che devo aspettare ancora un po' di più per rivedere Chiara e poi me la godrò di più, non lo so, deve passare ancora un po' più di tempo e poi recupereremo, però recupereremo, dai.
Quindi sta anche per fare buio, ragazzi, significa che è tardissimo, quindi andiamo finalmente a ordinare la cena, perché appunto non ho nessunissima voglia di mettermi a cucinare e quindi ordineremo qualcosa. Non so cosa, perché qui un po' è l'unica cosa decente da ordinare. No, in realtà ci sono tante cose interessanti, però diverse rispetto all'Italia. E il sushi è strabuono, in media è più buono qui rispetto all'Italia, ovviamente non come a Tokyo, ma è strabuono qui il sushi, però non mi va tantissimo di mangiare sushi. Non lo so, vediamo un po'. Sì. Adesso la scatoletta, adesso arriva. Gattastellina, gatto Denver. Vieni, gattastellina. Che ovviamente adesso gatto Denver va lì. E gatto Denver. Che silenzio. Ogni volta che gli do la pappa c'è questo silenzio in casa. I menù delle pizzerie qua mi fanno morire da ridere. Tipo pizza alla tonno. Pizza vegetaria. Ma... pizza kip, cioè pizza con pollo, che non sarebbe neanche una cosa tanto italiana, almeno io non la conosco. Hanno anche i calzoni, ma non ho la minima idea di che tipo di calzoni siano, però vorrei assaggiarla la pizza per vedere com'è, onestamente. Ovviamente i prezzi rispetto all'Italia qui delle pizze sono alti, ma per loro è una specialità straniera la pizza, non è come da noi. Non c'è la quattro stagioni, ma c'è la stagioni. Possono essere due, tre a scelta, stagioni. Alla tonno, capricciosa, però è scritto correttamente, quasi mi meraviglio. Hawaii con l'ananas, altra ananas, oh mamma, salami. La mia pizza è arrivata, ragazzi, scopriamo assieme com'è. Noi da italiani la giudicheremo. Ta-da! Beh, se non altro non ci hanno messo la cipolla, però ci sono i capperi, porca miseria, quindi li toglieremo. Ma a parte questo, il profumino non è niente male, sicuramente non è una pizza italiana originale napoletana, ma ce la faremo andare bene, ho fame, buon appetito ragazzi. E poi ho ordinato il tè freddo, però mi è arrivato sparkling, infatti è sempre un terno al lotto, e questo è frizzante. Non so perché, ma in Olanda il tè alla pesca, il tè al limone, molto spesso è frizzante, e questo appunto... sparkling, ma non è male, però è solo strano. Sì? Sì? Fai la nanna, amore? Fai la nanna, amore? Che bravo. La nanna sulla copertina. Che bravo. Così non mi distruggete il divano. Che bravo. Bravo, amore. Buonanotte, gatto Denver. Buonanotte. Anche gatta Stellina sta facendo la nanna, come potete vedere sull'altra coperta. Sì, sì, gatta Stellina, gatta Stellina. L'ho anche spazzolata un po', perché aveva già tantissimi nodi qua. Sempre qui, ne vengono qui, vicino alla coda. Un po' di ASMR con le fusa di gatta Stellina. Anch'io vi do la buonanotte, ragazzi, ho finito la pizza, metà pizza in realtà, ma di solito ne mangio metà o tre quarti, non riesco così mai a finirle. Non era male per gli standard di qua, diciamo così. Adesso mi metterò al montaggio di questo vlog, così anche domani sarà puntualissimo online alle 17:30. Quindi, mia family, io vi do un bacio grandissimo, vi abbraccio forte, 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 come sempre, perché vi voglio bene, grazie per avermi aspettato in questo tempo che sono sparita da YouTube, mi siete mancati, ve lo ripeto anche oggi, ciao, a domani, puntuali, 17:30.